gli ho fatto la proposta di fare questa tela. Lui è pozzocottese, quindi ha accettato di buon grado di fare questa tela. In buona sostanza sostituisce una pala d'altare molto più antica del Seicento che è stata trafugata. Noi avevamo dei reperti fotografici, li abbiamo dato a lui e lui li ha interpretati in modo personale. Per tre stadi ha lavorato su tre fasce orizzontali qui nella sagrestia della chiesa. È stata un'operazione, devo dire, interessante, cioè vedere anche il pittore al lavoro mentre realizzava questa tela. E quindi dobbiamo dire grazie a chi, volendo custodire ancora la memoria e trasmettere alle future generazioni questa devozione, questo culto verso le anime del purgatorio, ha sentito l'esigenza di riproporre il tema.